Ciao Smartis, da Marco Ripà e siamo qui con un test di intelligenza progressivo. Cosa significa? Avremo un test di intelligenza con le domande che diventeranno via via più difficili. Sono ordinate in senso crescente a livello di difficoltà. Mi raccomando, questo è un test molto utile, non è ufficiale, ma ti permetterà di identificare la tua fascia di QI. Il quoziente intellettivo, o QI, per chi ancora non lo sapesse, è un numero compreso tra 0 e 200 che indica il tuo potenziale cognitivo convergente. La distribuzione del QI è una campana, la cosiddetta bell curve. Qui ti sto mostrando più o meno quant'era il quoziente di Einstein, stimato in 160 deviazione standard 15. Certo, molto alto, ma neanche stratosferico. C'è chi mi accusa di essermi messo sopra Einstein da questo punto di vista, e quello è un altro capitolo. Ci sono stati altri geni con un quoziente intellettivo ancora superiore. Tornando a noi, dovresti iniziare dal primo item, dalla prima domanda. Vai avanti, al primo errore metti un paletto, dici ok, ho sbagliato questo item. Vai avanti e vedi l'ultimo che riesci a risolvere. Potrebbe essere prima o dopo il primo item sbagliato. Quelli sono i due paletti del tuo range. Rispetta il tempo limite, mi raccomando, perché è importante in questo test, è un test a tempo. Bene, io ho detto tutto, concentrati al massimo, stiamo per iniziare. Ti auguro buon divertimento e buona fortuna. Questo primo livello è superabile con un quoziente intellettivo minimo di 75, il tempo limite è di 15 secondi e la prova verterà sulla matematica di base. Il problema è questo, hai 10 euro, ne spendi la metà per fare colazione e ne spendi un altro per le caramelle. Quanto ti resta? La risposta è molto facile, ti restano 4 euro, 10 diviso 2 uguale 5, 5 meno 1 euro per le caramelle uguale 4. Allora, passiamo al secondo item, al secondo problema, quoziente intellettivo minimo 90, tempo limite 20 secondi. Facciamo un po' di tiro alla fune e questa fune è lunga 9 metri, ogni giorno ne tagli un metro, dopo quanti giorni l'avrai tagliata del tutto, non ci sarà più niente da tagliare facendo spezzoni di un metro. Pensaci un attimo, non è assolutamente difficile, in bocca al lupo, ci vediamo per il prossimo item. Eh sì, sono 8 giorni, provare per credere. Terzo livello, quoziente intellettivo minimo 100, quindi sarai sopra la media se lo superi. Tempo limite 15 secondi. Il problema è questo. Se sottrai 2 arance da una busta che ne contiene 11, quante arance ti rimangono? Puoi anche far riferimento alla figura, c'è una cassetta con 11 arance, ecco qui ce ne sono un po' di più, ma noi ne abbiamo soltanto 11 nel nostro problema. Sottraine 2 e dimmi quante arance hai. Hai 2 arance, sono quelle che hai preso, le altre sono nella busta, chi ti dice che la busta sia tua? Tu ne hai 2 in mano. Livello 4, quoziente intellettivo minimo 110, tempo limite 25 secondi e qui iniziamo a fare sul serio. Problema di geometria, fa riferimento alla figura a sinistra, dimmi se la somma degli angoli in rosso è maggiore, minore o uguale della somma degli angoli in blu. Si vede anche a occhio, ma applicando qualche proprietà è evidente che la somma degli angoli rossi sia maggiore di quella degli angoli blu. Quinto livello, quoziente intellettivo minimo 125, tempo limite 40 secondi. È un po' più impegnativo degli altri, ma ce la puoi fare. Ti leggo il testo. Tre amici fanno colazione con tre dolci uguali, mangiano tre dolci tutti uguali. Il costo totale è 25 euro. Ciascuno di loro paga con 10 euro interi e il resto è di 5 euro. 30 meno 25 uguale 5. Così loro si tengono un euro a testa e ne lasciano 2 di mancia, 5 meno 3 uguale 2. Facciamo un attimo i conti. 9 euro a testa uguale 27 euro, più i 2 euro di mancia fanno 29 euro. Dimmi dove è finito l'euro mancante. Al posto che 30 ne abbiamo solo 29. Ci sarà un errore, devi scoprire dov'è.
L'errore è di aver contato per due volte la mancia perché era già inclusa dei 27 euro, quindi se hai risposto così, davvero complimenti. Sei pronto per affrontare l'ultimo livello, quoziente intellettivo minimo 132, tempo limite 30 secondi, soltanto una persona ogni 50 è in grado di superare questa prova. Non c'è bisogno di spiegazioni, quello che devi fare è evidente, dimmi quanto è il risultato dell'ultima somma algebrica. Se sei ancora qui significa che sei andato davvero bene. E quindi, se hai risposto bene a tutto, il tuo quoziente intellettivo è almeno a livello gifted, plus dotato, come lo vogliamo chiamare, e rientri nel top 2% delle persone con capacità logiche fuori dal comune. Davvero complimenti. Adesso mi devi per forza lasciare un bel like. Noi ci rivediamo al prossimo imperdibile videotest. Un salutone da Marco Ripà e come di consueto, ciao Smarties!